Helga, ha fatto mia figlia, Helga, è proprio lei, guardate! Helga, no, 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 una mamma caroniesca che scompare e se ne va. Maria, mamma, mamma, non lasciarci, mamma. Tu sei vecchia e cattiva, l'ho capito. Tu sei venuta qui per processarmi. Vieni a fare il processo alla tua vecchia madre. Ma io sono orgogliosa di quello che ho fatto. Lo rifarrei, lo rifarrei. Non sai quante volte mi sono chiesta... Che cosa? Quanto tempo ci voleva perché quei poveretti nella camera a gas... 3-5 minuti. Che domande strane mi fai. Per te è importante saperlo? Sì. Dovevamo smaltire 12.000 stucche al giorno. Quindi poteva succedere che, aprendo le porte della camera a gas, qualcuno non fosse ancora morto. Ma cosa vai a pensare? Basta, basta, come stai? Rispondi! Stando? Basta, basta, no, non ti voglio più sentire, basta, no, 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 non andatene! Sì, poteva succedere. Che qualcuno non fosse ancora morto? Ma sì, succedeva spesso con i bambini. Tante volte quei piccoli misti che resistevano al topicida più degli adulti. Allora quelli che non erano ancora morti finivano insieme ai cadaveri nel forno crematorio, bambini compresi? Non so. Non sapevi che a volte nel crematorio finiva qualcuno che non era ancora morto? Se vuoi, da me sono stato. Voglio sapere se qualche persona ancora viva finiva col resto dei cadaveri nel forno crematorio! Del crema, sì, noi lo chiamavamo così, poteva succedere, sì, non tutti muoiono alla stessa velocità, c'entra anche l'età, perché c'è chi è più resistente al gas, i neonati qualche minuto ne tiravamo fuori alcuni letteralmente blu elettrico. Annelline, Catinine, collanine, quelle collanine che si regalano le bambine. Prego. No, no, io ti vedo che spingi la bambina nella camera a gas. Mi fai orrore. Prendili, fermati. No, non voglio niente da te. Prendili. Lasciami andare, madre. Non mi lasciare. Lasciami andare. Non mi lasciare. Com'è lavorare con Lina Wertmüller? È un'esperienza. Lina Wertmüller è una donna di grande forza, oltre che di grande talento, e quindi i rapporti con lei non sono mai, diciamo così, amorfi. Mm. Si può essere d'accordo e si può essere in disaccordo, ma non ci si può nascondere, non si può dormire, cosa che peraltro io da molto tempo non faccio più. Non ci si annoia, non insomma. Non l'ho fatto mai, no. Ed è propriamente uno di quei registi che, tra l'altro, avendo una grande sapienza proprio recitativa, può tirare fuori dagli attori quello che vuole, che può, che sa, e ha modo di farlo, insomma. Lei ha detto che con il pubblico non ho un rapporto facile, mi crea preoccupazione. Il pubblico mi crea preoccupazione, sì. Preferisco che non ci sia, in un certo senso. O non vederlo, per lo meno. Le sedie sono degli spettatori meravigliosi. Certo, quando poi il pubblico diventa una sedia, allora è la cosa più bella. Oppure quando ride perché deve ridere, insomma, certo, quando invece ride perché no, se non deve, oppure lì è una tragedia poi alla fine. Sì, però ma, in genere... ma se dovesse fare uno spettacolo, appunto, immagino poi l'abbia già fatto, di quelli in cui bisogna battere la quarta parete e, diciamo,
Sì, sono entrare. Pronto anche a questo, sono pronto anche a questo, anche perché poi il pubblico è fatto di persone. Diciamo che il lato oscuro del pubblico è la sua, è la, questa massa, questa moltitudine che può avere qualunque reazione, mentre le persone si possono in qualche modo affrontare. Al cinema deve essere tutto credibile all'istante, questa è la vera differenza rispetto al teatro? Secondo me sì, al pubblico bisogna credere almeno come si fa il cinema, perché si può fare anche in un altro modo, però si fa così normalmente, tutto deve essere assolutamente credibile, deve essere assolutamente vero, cioè lo spettatore deve avere l'illusione che ciò che vede stia succedendo in quel momento. Però questo poi in realtà deve accadere anche in teatro, tant'è vero che Shakespeare parlava della cosiddetta, non Shakespeare, insomma, si diceva già dai tempi elisabettiani, della cosiddetta sospensione dell'incredulità, quindi anche a teatro deve accadere questo. Sì, però secondo me a teatro il pubblico ci mette più partecipazione fantastica, nel senso che a teatro il pubblico deve, sa che è una finzione, per forza che lo sa, quindi deve entrare in una finzione e sposarla completamente, quindi credere che sia tutto vero. Ma la realtà che si rappresenta in teatro è una realtà assoluta, non è una realtà relativa. La naturalezza a teatro è l'immagine della naturalezza, non la naturalezza in prima, in linea diretta, insomma. Quindi, e poi il teatro si esprime attraverso la poesia, perché i testi che veramente vanno rappresentati in teatro sono testi che hanno di per sé un valore evocativo totale, come appunto per esempio i testi di Shakespeare. Tornando al cinema, allora a questo punto noi abbiamo scelto una brevissima sequenza di uno degli esempi più popolari della sua esperienza cinematografica e mi riferisco a Buongiorno Notte, tra l'altro Nastro d'Argento, Davide Donatello nel 2004. Questo 2004 è stato un annus mirabilis, no? In certo senso. Anche un ergastolo mi andrebbe bene. Da scontare con voi, insieme a voi, vi do la mia parola, non cercherò di scappare mai. Noi proveremo fino all'ultimo. Tu intanto scrivi. Ma che cosa devo scrivere ancora? Ho già scritto a tante persone, ho già fatto il mio testamento. Ma non solo i familiari. Può servire perché capiscano tutti che non c'è più tempo. Ma non capite che diventerò un martire, l'idiota di cui si serviranno per annientarvi. Quando la televisione, non ci vuole molto a capirlo, quando la televisione, i giornali mostreranno le foto del mio cadavere, la gente non potrà capire, vi odierà. Tu intanto scrivi.